È sempre una gioia iniziare con i nostri inni, le manifestazioni, in particolare qui a Bussolengo per l'inaugurazione della 313esima edizione della Fiera di San Valentino. Una fiera che ha una tradizione lunghissima, una lunga storia. È bello vedervi numerosi nonostante la giornata di pioggia, visto che comunque la manifestazione si svolgerà per intero con tutto il programma che era stato previsto. Come vedete sono tante le persone che sono intervenute qui all'inaugurazione, a partire dal sindaco Roberto Brizzi, la giunta e il consiglio comunale di Bussolengo. Abbiamo poi l'europarlamentare Paolo Borchia, l'onorevole Ciro Maschio, l'onorevole Flavio Tosi, il consigliere regionale Filippo Rigo, Flavio Massimo Pasini, presidente della provincia di Verona, Carla Giacomazzi, sindaco del comune di Ferrara di Montebaldo, Orfeo Pozzani, sindaco del comune di Bovolone, Elisa Brunelli, assessore del comune di Caprino, Nicola Manara, consigliere del comune di Sona, Niki Leonetti, consigliere del comune di Cavaion, Marco Vanoni, consigliere della Federazione Prodotti Agricoli Bussolengo e Pescantina, Daniele Foroni, consigliere IPAB Bussolengo, Pier Giovanni Ferrarese, presidente dell'Associazione Giovani di Confagricoltura Verona, Alice Marai, presidente della Fondazione Bacilieri, il capitano Matteo Di Stefano, comandante della Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda, il maresciallo maggiore Pasquale Carusone, comandante della caserma Carabinieri di Bussolengo, il maresciallo Giuseppe Antonio Monteleone della Guardia di Finanza di Peschiera del Garda, Loretta Zaninelli, presidente del Comitato Carnevale Veronese e il vice sindaco dei ragazzi Alice Righetti. Sono presenti anche rappresentanti delle associazioni che hanno lavorato per la realizzazione di questa fiera. E li ringraziamo a partire dalla Proloco del Comune di Bussolengo, Avis Bussolengo, Avis San Vito Almantico, il Gruppo Alpini Bussolengo, l'Associazione Nati per il Carneal, il Complesso Bandistico Città di Bussolengo, l'Associazione Nazionale Giacche Verdi e come sempre Verona Report, media partner del Comune di Bussolengo. Anche quest'anno il Presidente della Regione Luca Zaia ha voluto in qualche modo essere presente e far sentire la propria partecipazione, ringraziando l'amministrazione comunale per l'organizzazione di questa storica fiera e inviando un proprio personale saluto. Pregiatissimi signori, nel ringraziarvi per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare all'inaugurazione della 313esima Fiera di San Valentino a causa di concomitanti impegni istituzionali. La fiera è un momento del ritrovo e della condivisione delle nostre tradizioni, un recuperare quelle radici senza le quali un popolo non sarebbe tale, perché mancherebbe delle sue peculiarità e della sua autenticità. La Fiera di San Valentino è quindi un appuntamento storico nel panorama delle manifestazioni più longeve della nostra regione, che diventa un'occasione importante di incontro e di scambi commerciali, dove apprezzare le eccellenze produttive del territorio e una ricca programmazione con espositori di artigianato locale, con eventi culturali e attività di svago rivolte ai giovani. Sono queste iniziative che fanno la differenza per far conoscere quanto il Veneto può offrire in termini di promozione del territorio, valorizzando il nostro ricco patrimonio culturale ed enogastronomico. Nel ringraziare l'amministrazione comunale, le realtà locali e i volontari coinvolti nell'organizzazione, auguro il miglior successo e rivolgo ai presenti i miei cordiali saluti. Dottor Luca Zaia. Passiamo quindi all'inaugurazione vera e propria di questa nuova edizione della Fiera di San Valentino e passiamo la parola al sindaco Roberto Brizzi. Grazie Daniela, grazie anche perché voi non la vedete, ma nonostante un piccolo intervento è qua presente come tutti gli anni, la ringrazio. Care concittadine, cari concittadini, autorità civili, militari e religiose intervenute, un caloroso benvenuto e un sentito ringraziamento a tutti da parte mia e di tutta l'amministrazione che rappresento.
Non vorrei essere ripetitivo e non citerò uno a uno un'altra volta tutte le persone che ha detto la Daniela, ma io veramente ringrazio tutti perché fra l'altro oggi è anche la giornata del ricordo, quindi tanti sono impegnati su più fronti e quindi li ringrazio veramente di essere qui invece con noi a darci questo segno di vicinanza. È con grande emozione che do il benvenuto alla 313esima Fiera di San Valentino, un evento che da secoli rappresenta un momento di festa, di incontro, di scambio, di esposizione, di vendita e di tradizione e cultura e anche di promozione per la nostra comunità. Quest'anno la ricorrenza assume un significato ancora più speciale perché coincide con un momento storico complesso e ricco di sfide in cui la nostra società deve affrontare problemi complessi e trovare soluzioni innovative per progredire. Cambiamenti strutturali, cambiamenti climatici, l'innovazione tecnologica, le questioni sociali, le tensioni geopolitiche e i rincari energetici mettono a dura prova il nostro sistema economico, in particolare il settore agricolo da sempre spina dorsale della nostra comunità. Siamo vicini agli agricoltori, ma come ho spesso detto nei miei interventi in questi ultimi anni, la vera azione politica la possiamo fare noi cittadini, consumatori, quando facciamo la spesa scegliendo prodotti italiani. Forse costeranno un centesimo in più, ma la qualità è migliore e sono i nostri prodotti, quindi noi possiamo fare la differenza e non l'influenza. La Fiera di San Valentino affonda le sue radici nel lontano XVII secolo, quando Bussolengo era un borgo agricolo di primaria importanza. In un'epoca in cui la comunicazione era lenta e difficoltosa, la fiera rappresentava un'occasione fondamentale per gli agricoltori, che esponevano i loro prodotti, stringevano accordi commerciali e si scambiavano conoscenze, novità e innovazioni, contribuendo al progresso economico e sociale della nostra comunità. L'amministrazione, che ho l'onore di presiedere, in questi anni ha sempre cercato di riproporre gli elementi tradizionali che ricordano i valori contadini dei quali proveniamo, affiancandoli all'aspetto commerciale dei giorni nostri per restare al passo con i tempi, ma cercando di trasmettere alle generazioni future quello che la Fiera di San Valentino ha rappresentato e rappresenta per Bussolengo e i bussolenghesi da secoli. Questa è la mia prima fiera del mio secondo mandato da sindaco di Bussolengo e riguardando gli anni trascorsi sono convinto, anzi sono certo, che a Bussolengo è progredita e ha a disposizione più servizi per i propri cittadini. Sono numerose le famiglie che vengono a risiedere nel nostro comune. Lo fanno non solo per il contesto geografico favorevole, ma anche per i numerosi servizi che come comune riusciamo ad offrire. Dal gioiello rappresentato dai nostri impianti sportivi, all'ospedale che pur ridimensionato continua ad esistere, alla casa di riposo, alle scuole, ai nostri servizi sociali, ai nostri parchi, alle nostre piste ciclabili e molte altro. Ma tutto questo non è scontato né definitivo. Abbiamo come obiettivo come amministratori di mantenere e migliorare sempre. È importante, fondamentale, vitale che tutti i cittadini siano tutti orgogliosi del nostro comune. Ho accennato prima al contesto internazionale e riflettevo sul ruolo che la nostra comunità può svolgere nel promuovere la pace e la cooperazione internazionale. Io credo che noi lo possiamo fare quotidianamente anche semplicemente dando l'esempio. L'esempio è il messaggio più forte che possiamo dare, soprattutto ai più piccoli e ai giovani. L'esempio di cordialità, di amicizia, di condivisione, di apprezzamento, di rispetto, di aiuto e di amore. Ma il tema dell'amore, o meglio, il verbo amare, si può declinare in modi diversi, a partire dalla cura del creato. Qualcosa di molto importante di cui abbiamo preso consapevolezza negli ultimi anni. Riprendendo le parole del nostro Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, lui scrive: tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno per la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. Oggi è anche il giorno degli innamorati. L'amore di coppia è ciò che fa avanzare una storia d'amore, così come l'amore del cielo e la terra permette la vita. Innamorarsi, iniziare una storia d'amore e portarla avanti fino in fondo è un modo per essere sintonizzati con il creato. San Valentino, con il suo messaggio di amore e compassione, ci ricorda l'importanza di tendere la mano all'altro, di costruire ponti di comprensione reciproca.
Mi piace inoltre pensare che oggi celebriamo non solo una tradizione secolare, ma anche l'unità e la resilienza della nostra comunità. Vi invito quindi a vivere con entusiasmo questa 313esima Fiera di San Valentino. Visitate la mostra, partecipate agli eventi, degustate i prodotti tipici del nostro territorio, immergetevi nella magica atmosfera di festa. Rinnovate così la tradizione secolare che vede noi bussolenghesi rendere omaggio al Santo Protettore, San Valentino, e festeggiare in serenità e insieme questi gioiosi e preziosi giorni. Che la Fiera di San Valentino sia l'occasione per rafforzare i legami che ci uniscono e per guardare con fiducia verso il futuro. Grazie, grazie a tutti voi per essere qui oggi. Vi auguro una buona permanenza, confidando che in questi giorni sia l'occasione per gli operatori di concludere buoni affari, per i visitatori di fare buoni acquisti e per tutti l'occasione di un piacevole soggiorno. Viva San Valentino, viva Bussolengo! Gli appuntamenti, come già accennato il Sindaco, per questa edizione della Fiera di San Valentino e Fiera Agricola sono tantissimi. Comincia a illustrarceli Massimo Girelli, Assessore alle Politiche del Territorio e alle Manifestazioni. Grazie Daniela, ho preso anche il volantino perché veramente sono tanti, però non li leggerò tutti perché sennò stiamo qua un bel po'. Innanzitutto parto facendo gli auguri al nostro sindaco che oggi compie gli anni. Poi volevo ringraziare le tante persone che con una manifestazione del genere si danno da fare, un lavoro che parte mesi prima, perché quando a inizi dicembre noi inauguriamo il Natale ci sono già le prime riunioni sulla Fiera di San Valentino. Quindi innanzitutto i dipendenti comunali che sono veramente una macchina operativa instancabile, sempre al nostro fianco, ad ogni esigenza loro rispondono, sotto l'acqua ci sono, quindi io vorrei un grande applauso innanzitutto per loro. Poi le associazioni, tutti coloro che collaborano, ma li ha già citati il sindaco e quindi non vado oltre. La fiera è partita l'8 febbraio e continuerà fino al 18. Ogni sera ci saranno delle manifestazioni, le faremo qui al coperto all'interno di questa bella sala, riscaldata con cucina aperta per chi vuole venire prima. Questa sera ci sarà anche il concorso di poesia, ma ne dirà qualcosa poi Valeria. Però ospiteremo i comici Gianluca Impastato di Colorado e Maria Pia Timo di Zelig, quindi sarà una serata sicuramente divertente. Domani sera invece sarà una serata più dance per i giovani, che inizierà alle 18, quindi un orario consono anche alle esigenze dei più giovani. Lunedì 50+1, un concerto che fa con un gruppo storico di Bussolengo che abbiamo il piacere e l'onore di ospitare durante questa manifestazione. Ogni tanto ritornano e a noi fa piacere. Martedì andremo sul teatro, la Graticcia di Giovanni Bitt, è tutta una farsa, una commedia brillante. Mercoledì, giorno di San Valentino, oltre agli spettacoli premieremo le aziende storiche di Bussolengo che hanno più di 40 anni di attività, premieremo i vincitori della Trippa Pibona di San Valentino, concorso che abbiamo fatto la scorsa settimana durante la Fiera della Trippa. Ci saranno altri intrattenimenti durante il giorno perché a San Valentino mi hanno assicurato che c'è il sole e chiedo anche a Don Diego, che lui magari ha un filo diretto più di me, insomma. E alla sera ospiteremo Icaro con un tributo a Renato Zero, un bellissimo spettacolo con un professionista che verrà da Roma, molto conosciuto in Italia. Io devo ancora vederlo e sono molto curioso perché mi dicono è un gran bel spettacolo. Giovedì faremo una bella serata di ballo liscio, quindi accontenteremo anche le tante persone appassionate a Bussolengo di questo ballo. Venerdì e sabato ci trasferiamo nel teatro parrocchiale con due serate di teatro.
Durante la fiera ci sarà la mostra campionaria che si trova nel Parco San Po. Stamattina ho già fatto un giro, ci sono, anche se c'è la pioggia, ci sono tutti i banchi piazzati, quindi questo fa piacere, le macchine agricole, ci sarà il Selfie Zoo, è la novità di quest'anno, una novità a livello regionale, perché è la prima volta che la portiamo in Regione Veneto. È un grande spazio in Piazza Nuova con figure di animali a dimensione reale fatte in erba sintetica. È veramente veramente bello, sicuramente ci saranno tanti bambini che approfitteranno per di fare le foto, ma sono sicuro anche tanti adulti. Poi ci sarà naturalmente il grande mercato attorno al Luna Park, ma anche il grande mercato per le vie del centro, organizzato anche quest'anno da Mabo Agency, anche loro sotto l'acqua, da giorni che montano banchetti, che organizzano gli spazi, quindi tanta collaborazione anche dai commercianti, dalle agenzie, da chi collabora per la nostra fiera. Non mi dilungo oltre, ringrazio tutti i presenti, tutta la schiera qua di persone che sono con noi sul palco, e buona fiera a tutti. Massimo Girelli ci ha ricordato anche l'importante lavoro che viene svolto dal Corpo di Polizia Municipale, quindi è l'occasione per salutare e dare il benvenuto al nuovo comandante Fabio Perella, che da 2 mesi ha preso servizio qui a Bussolengo. Ci ha raggiunti anche il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, quindi un saluto ed un applauso anche a lui che ha voluto essere qui. E passo ora la parola a Valeria Iaquinta, assessore alla cultura del Comune di Bussolengo, perché, come già ci ricordavano sia il sindaco che Massimo Girelli, gli appuntamenti sono tanti anche per quello che riguarda la conoscenza del territorio e delle bellissime realtà di Bussolengo. Semplicemente non sto ad elencarvi tutto quello che succede, perché Bussolengo, tradizione e cultura sicuramente non mancheranno neanche a questa fiera. Gli appuntamenti clou, ma gli appuntamenti che tutti ci aspettiamo sempre sono, e sicuramente saranno quelli più partecipati o quelli che comunque i cittadini attendono con ansia, sono, uno l'abbiamo già fatto ed è il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo, che è stata l'apertura della nostra fiera, le visite alle chiese di San Valentino e di San Rocco e il concerto di San Valentino nella chiesa di San Valentino il 14 pomeriggio alle 5. C'è una novità quest'anno, che è uno spettacolo in piazza 26 aprile alle 4 del pomeriggio del 14, che è uno spettacolo dedicato a Giulietta e Romeo, dalla balconata del Consiglio Comunale. Una mostra d'arte all'interno nell'atrio della biblioteca, quindi darà posto anche ai dipinti. Quello che mi piace dire e ricordare, al di là di tutti gli eventi che potete trovare sul volantino, li potete leggere, potete decidere dove andare, è che la cosa bella è che assieme all'amministrazione ci sono tantissime altre associazioni che fanno sì che le nostre culture e le nostre tradizioni vadano avanti. Se c'è una cultura enogastronomica è perché ci sono associazioni che si occupano di portare avanti i nostri piatti. Se c'è una cultura per il carnevale è perché c'è un'associazione che organizza il nostro carnevale e che porta avanti le tradizioni del carnevale. Se ci sono dei concorsi di poesia, non è solo il Comune che ha fatto un bellissimo concorso di poesia che a livello nazionale premieremo stasera, sono arrivati 78 componimenti da tutta Italia e appunto stasera avremo la premiazione dei primi 3 classificati, ma in concomitanza un'associazione sempre Nati per il Carneale ha fatto un concorso, ha promosso un concorso di poesia che è stato così ampiamente partecipato da avere 2 premiazioni, una per gli adulti e una per bambini. E la cosa bella che voglio dirvi è che in giuria, leggendo soprattutto le poesie dei bambini, è che nelle poesie dei bambini si riscopre il nostro territorio, perché parlano del carnevale, ma parlano di quello che è il carnevale a Bussolengo, delle giostre, della fiera, dell'aspettativa che hanno i bambini per la nostra fiera. Ricordatevi che se i bambini hanno un'aspettativa così grande è perché ci sono degli adulti dietro che hanno dato loro la possibilità di scoprire le nostre tradizioni e la nostra cultura. Quindi il grande grazie che dobbiamo fare
ce lo facciamo anche a noi, perché portiamo avanti quello che è la fiera e gli eventi della fiera. Ma il grande grazie è che chi anche con una sola parola, anche un nonno che racconta una cosa, sta portando avanti le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro territorio. Quindi grazie a tutti i cittadini di Bussolengo, alle insegnanti che sono nelle scuole, a chiunque porti avanti quello che noi abbiamo vissuto da bambini e che ancora oggi troviamo. Ci sono eventi che abbiamo visto allora e che oggi vengono ancora riproposti. Questo è Fiera di San Valentino. Grazie a tutti. Ringraziamo Valeria per la passione che mette sempre in tutto quello che fa, e con l'occasione vi segnalo che sono arrivati anche il consigliere regionale Alberto Bozza e Antonio Lella, consigliere comunale del Comune di Verona, quindi tante persone che vogliono essere con noi. Nell'ambito delle attività culturali di questa edizione della fiera vi ricordo anche che sabato 17 nel Teatro Comunale ci sarà la proiezione di due documentari. Il primo riguarda Villa Spinola, con l'intervento di un architetto, insomma, che ci spiegherà sia dal punto di vista della costruzione che dal punto di vista storico le particolarità di questo importante monumento della città. Sarà alle 20:30, curato da Verona Report. A seguire un altro interessantissimo documentario su West Star, che è il bunker sotto il Monte Moscal che si trova ad Affi, e se avete curiosità o avete vissuto come noi gli anni della Guerra Fredda, ci saranno veramente delle notizie molto interessanti. Allora, passiamo la parola anche appunto a alcune delle autorità che sono venute a salutarci, venute a trovarci. Cominciamo con l'europarlamentare Paolo Borchia. Grazie, grazie Roberto, no, pensavo di dover fare l'intervento inginocchiato. Beh, buongiorno, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Un saluto ai tanti amici che sono venuti a trovarci a Bussolengo, benvenuti. Questa qua è un'inaugurazione particolare, visto che gli ultimi anni sono stati abituati ad essere particolarmente fortunati con il tempo, però non ci pieghiamo. Ecco, non dico inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata, se no mi buttiso dal palco, però diciamo che è importante iniziare San Valentino con il piede giusto a livello di entusiasmo. Quindi un saluto a tutte le autorità che sono venute a trovarci, un saluto agli amici del Corpo Bandistico Città di Bussolengo e soprattutto un grande ringraziamento nei confronti di tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile questa manifestazione. Anche perché quest'anno, per ragioni di tempo, tenere aperti i due forni tra Piazza 26 Aprile e l'ex Bocciodromo è stato molto complicato. Comunque, al di là di questo, San Valentino quest'anno cade in una congiuntura particolare, un momento storico come ne abbiamo visti pochi in passato. Ecco, negli ultimi anni, quando ci confrontavamo con gli amici agricoltori, e un anno le gelate, e un anno la cimice asiatica, insomma, sono stati anni molto complicati, però quest'anno c'è un elemento di novità, perché non siamo mai stati abituati a vedere gli agricoltori scendere nelle strade con i loro trattori. Parliamo di una categoria che ha sempre tenuto duro, ha sempre lavorato e ha sempre cercato di superare i problemi con le proprie forze, però quest'anno c'è qualcosa di diverso. Questa è una protesta che dobbiamo analizzare, è una protesta che va capita e soprattutto è una protesta alla quale dobbiamo dare risposte. La politica, i consumatori, il sistema paese. Chiaramente siamo tutti d'accordo quando parliamo di produrre inquinando meno, mangiare inquinando meno, però probabilmente in Europa sono stati fatti conti sbagliati, qualcuno ha esagerato, qualcuno ha posto obiettivi irrealizzabili che dopo sono andati a pesare sugli agricoltori, sugli stessi agricoltori che adesso stanno protestando. Per cui io mi auguro che quest'anno San Valentino, al di là dell'aspetto conviviale, al di là del piacere di ritrovarsi tutti assieme per le vie e per le piazze di Bussolengo, possa anche diventare un momento di riflessione, perché stiamo parlando della categoria che ci dà da mangiare. Sono tanti problemi da risolvere, sia in Europa sia sul nostro territorio. Penso che a nessuno di noi faccia piacere sapere quanto vengono pagati
gli agricoltori, chi si spacca la schiena, e vedere poi la differenza di prezzo su quello che andiamo a comprare sullo scaffale. Ecco, l'inaugurazione di questa festa pluricentenaria chiaramente non è il momento per fare convegni, però qualche spunto di riflessione su quello che sta vivendo il mondo dell'agricoltura, ecco, questo mi sentivo di condividerlo. Grazie a tutti e via San Valentino! Grazie, e ora l'onorevole Ciro Maschio. Buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco, saluto tutta l'amministrazione, tutte le autorità civili, militari presenti e soprattutto i volontari che ogni anno rendono possibile questa fiera, e quindi il ringraziamento più importante va a tutti quelli che dietro le quinte lavorano ogni anno per condividere con la comunità questo appuntamento. Noi oggi siamo qui assieme all'amico e collega Flavio Tosi a portare il saluto dei parlamentari a una fiera che ci vede partecipare volentieri ogni anno. 313 anni, pensiamo quanto profonde siano le radici di questa fiera. È difficile immaginarsi come potrebbe essere la fiera di San Valentino fra 313 anni, per renderci conto di quanto tempo sia. Sono radici molto profonde che fioriscono ogni anno, e un fiore oggi, vista la concomitanza con il giorno del ricordo, lo posiamo a memoria degli italiani che hanno conosciuto la tragedia delle foibe e dell'esodo. Ma è un'occasione per rivivere le radici di San Valentino, che sono radici spirituali che affondano nella nostra tradizione religiosa, sono radici e valori che portano un messaggio molto forte e profondo: l'amore, la famiglia, la comunità, la solidarietà, tutto quello che una comunità può condividere, e sono radici che portano dei frutti che sono le eccellenze produttive agricole del nostro territorio. Eccellenze agricole del nostro territorio che mai come quest'anno l'Italia sta lavorando per difendere in Europa, quindi il governo, il Parlamento, tutta la forza che possiamo mettere in campo per tutelare e sostenere la nostra agricoltura, mai come quest'anno va rilanciata e riaffermata. E assieme a tutto questo è un momento di festa, quindi noi siamo qui anche quest'anno, possibilmente come ogni anno, per condividere con voi questo momento. Come sempre il programma è molto ricco, quindi siamo certi che la comunità, al di là della pioggia di oggi, potrà partecipare e condividere, e quindi siamo qui perché è nostro dovere condividere con voi e sostenere sempre tutto quello che San Valentino rappresenta. Quindi grazie, buona fiera, viva San Valentino e viva Bussolengo. Grazie, grazie anche a Flavio Tosi che ha voluto essere presente, e ora un saluto da parte del consigliere regionale Filippo Rigo. Grazie, buongiorno a tutti. Qua siamo alti, se no. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Porto insieme ai colleghi i saluti del Consiglio regionale. Quest'anno inaugurazione bagnata, peccato perché in piazza ci eravamo abituati bene anche con un bel sole, eccetera, però in un luogo questo che ci ricorda un momento importante e difficile per la nostra comunità, perché qui era stato istituito il centro vaccinale. Ed è giusto ricordare, insomma, l'impegno del personale medico, dei tanti volontari, la protezione civile, gli alpini, l'amministrazione, che in quel momento così difficile, probabilmente il momento più difficile della nostra storia recente, hanno lavorato affinché ne uscissimo.
Quello della fiera è un momento importante di aggregazione per la comunità. La fiera di San Valentino è una fiera storica del nostro territorio, la prima fiera del nostro territorio, quindi un momento di aggregazione anche per le zone limitrofe, una fiera che racconta quindi la nostra storia, la nostra cultura e la nostra più profonda identità. Una fiera che giustamente promuove le nostre eccellenze, promuove i nostri prodotti agroalimentari. Il Veneto ha una fucina di prodotti agroalimentari di eccellenza, è la prima regione in Italia per numero di indicazioni geografiche e in un momento storico come questo, dove ci sono le giuste e legittime proteste degli agricoltori, è importante promuovere i nostri prodotti agricoli. Proteste giuste perché gli agricoltori chiedono semplicemente all'Europa regole giuste, regole chiare, e chiedono di poter competere con gli altri agricoltori dell'Europa e del mondo. Quindi è una protesta assolutamente legittima, oltre al fatto che c'è probabilmente, anzi sicuramente, qualcosa che non va a livello di prezzi, perché non è giusto, non è corretto che prodotti che troviamo magari alla grande distribuzione a 3, 4, 5 euro, agli agricoltori vengano date le briciole. Quindi su questo come regione siamo pronti a fare squadra anche con tutte le istituzioni per costruire un percorso importante. Faccio i complimenti all'amministrazione e ringrazio tutti i volontari senza i quali queste manifestazioni non sarebbero possibili, e auguro a tutti una buona fiera di San Valentino. Ah, dimenticavo, e auguri al sindaco. Grazie, ora un'altra presenza importante, Flavio Massimo Pasini, presidente della provincia di Verona. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Una giornata particolare in tutti i sensi, è iniziata appunto con questo ricordo a Verona delle foibe, di questo omicidio fatto appunto da uno schieramento che aveva cambiato le sorti di quella terra, al quale gli italiani non dovevano più esserci, in qualche modo dovevano lasciare quella terra, e tante famiglie intere sono state trucidate e buttate ancora vive nelle viscere della terra. È una cosa veramente raccapricciante e è giusto ricordarlo, quindi è stata indetta questa giornata della memoria, e quindi abbiamo posto una corona nel cimitero monumentale di Verona proprio in ricordo di queste persone. Le altre sono state accettate dagli italiani, sono arrivate in patria, ma non tanto bene all'epoca, e quindi una giornata particolare, direi, dove queste famiglie, queste persone che hanno lasciato le loro terre per arrivare qui in Italia, hanno avuto quello che era la cosa, diciamo, cosa peggiore, cioè non essere considerati italiani. E questo ci fa riflettere, cioè avere la colpa di essere italiani, essere uccisi per questo, ritornare in patria e non essere considerati in quel momento italiani. Quindi partiamo da questo anche in una giornata particolarmente gioiosa. Oggi si celebra uno degli eventi più importanti della nostra provincia. Ma perché è importante per noi? Oggi rappresento i sindaci del nostro territorio, a quale va un plauso sempre, perché impegnati giornalmente nelle loro attività. Perché si ha il coraggio, si ha l'opportunità e si ha anche la bravura di portare avanti le nostre tradizioni. Bisogna essere orgogliosi di essere italiani, bisogna essere orgogliosi delle nostre tradizioni e bisogna portarle avanti. Le amministrazioni si danno da fare per portarle avanti nel modo migliore. Quindi un plauso al sindaco, al vice sindaco, a tutti l'amministrazione qua di Brussolengo, ma non solo, a tutti i volontari, a tutti quelli che partecipano in qualche modo a completare una fiera che appunto è diventato un contenitore importante di tantissime cose. Quest'anno abbiamo anche la coincidenza del carnevale, abbiamo la coincidenza di tante cose, ma io sono rimasto veramente impressionato in Sala Rossa quando si è presentato questo evento, perché la sala è stata riempita di altre cose, di contenitori, di rose. E quindi veramente complimenti, perché avete organizzato una cosa
importante, ma la cosa, e mi ripeto, più importante è quella di portare avanti questo testimone alle nuove generazioni delle nostre tradizioni, del nostro modo di essere, del nostro modo di essere italiani, del fatto che è una fiera agricola. Abbiamo appena fatto la Fiera Agricola di Verona, quest'anno è biennale, abbiamo inaugurato la settimana scorsa a San Biagio, a Bovolone, e questa è un'altra fiera agricola perché fonda le sue radici nel settore più importante, primario, che è quello dell'agricoltura. E noi come provincia di Verona veramente siamo vicini agli agricoltori che stanno protestando, perché è giusto che chi lavora recepisca poi un giusto compenso. Loro non lo stanno ricevendo, pur facendo uno sforzo enorme, quindi siamo solidali sicuramente con tutti gli agricoltori, ma soprattutto con quelli del nostro territorio, al quale siamo molto vicini. Quindi complimenti per tutto, un saluto a tutti i sindaci presenti, e sono tanti, perché è grazie a loro che le tradizioni vengono portate avanti. Quindi grazie a tutti, buona giornata e buona fiera di San Valentino. E buon compleanno al sindaco. Parliamo di agricoltura e quindi abbiamo anche con noi Pier Giovanni Ferrarese, presidente dell'Associazione Giovani di Confagricoltura Verona. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per l'invito a nome di Confagricoltura e dei giovani di Confagricoltura. Mi accodo nel portare il nostro saluto alle autorità militari, civili, religiose, alle associazioni tutte qui presenti in sala. Mi accodo anche nel portare un particolare ringraziamento al corpo bandistico per averci regalato l'inno europeo, ma soprattutto l'inno italiano che ci vede rappresentati tutti. E io mi accodo nelle riflessioni fatte aggiungendo che quando si parla di agricoltura, Confagricoltura in ogni luogo e in ogni momento è felice di essere presente. Siamo particolarmente felici di essere presenti oggi perché questa è una manifestazione che negli anni, nei molti anni, è riuscita ad abbinare alla tradizione l'innovazione, e quindi questi sono temi che ci vedono diciamo molto vicini a voi e all'organizzazione. Sindaco, mi permetta di cogliere l'opportunità di questo prestigioso palco e degli ospiti per i quali vi rinnovo i complimenti, siete riusciti a portare su questo palco a conferma dell'importanza della manifestazione, semplicemente per ribadire e aggiungere un concetto a quelli che mi hanno già preceduto. In questi giorni sappiamo, sapete, oramai se ne parla in televisione, che molti colleghi sono nelle piazze italiane da nord a sud per protestare, proteste a cui Confagricoltura è vicina, proteste a cui fin dal nascere Confagricoltura ha voluto comprendere ed aggiungo anche analizzare nei temi più profondi. Proteste che, come detto, ci vedono vicini, ma allo stesso tempo ci vedono sicuri e convinti, e quindi voglio cogliere l'occasione che oggi ci offrite per ribadire che la nostra missione sarà quella di continuare, come tra l'altro sempre fatto, nelle opportune sedi, quindi su questo palco oggi è presente la politica regionale, politica con i quali i rappresentanti su questo palco quotidianamente Confagricoltura ha il piacere e l'opportunità di dialogare, è presente anche, sono presenti i rappresentanti nazionali con cui oggi più che mai stiamo dialogando e soprattutto con l'onorevole Borchia è presente anche l'Europa. Gli agricoltori veronesi non sono anti-europeisti. Penso di poter dire, sentendomi l'onore e l'onere di rappresentarli su questo palco, che semplicemente non sono allineati e non sono d'accordo con questa Europa, con questo progetto europeo, con questa demagogia europea. Si è parlato di prezzi, si sono affrontati tanti temi. Concludo, permettetemi di aggiungerne un altro, un principio a mio avviso, a nostro avviso, fondamentale, il principio di reciprocità. Viviamo in un territorio che produce grandi eccellenze enogastronomiche, eccellenze che siamo felici che vengano sottoposte
e lo dico alle autorità presenti in sala, giornalmente a ispezioni, controlli, a severi regolamenti. Siamo molto arrabbiati quando questi prodotti non è solo una questione di prezzo più alto o prezzo più basso. Signori, viviamo in un mercato libero e da qui indietro non possiamo tornare. Quello che dobbiamo chiedere è reciprocità. Se io devo produrre una pesca o un litro di latte rispettando dei protocolli, noi chiediamo alle autorità in sala che ci si batta perché questi controlli siano i medesimi perlomeno all'interno di una comunità. Grazie e buona fiera. Grazie, i temi come avete sentito sono tanti, ma come vedete anche qui sul palco c'è una rappresentante giovanissima, perché nel comune di Bussolengo c'è una tradizione che viene portata avanti da anni ed è quello di avere un consiglio comunale fatto da persone giovanissime. Quindi abbiamo con noi il vice sindaco dei ragazzi, Alice Righetti. Buongiorno a tutti i presenti alla cerimonia di inaugurazione della Fiera di San Valentino. Porto il saluto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e di tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Da Vinci. La nostra presenza, quali rappresentanti degli studenti della secondaria di primo grado, intende dimostrare alla comunità il nostro interesse per l'antica tradizione di Bussolengo nel festeggiare il patrono San Valentino. A nome degli studenti voglio ricordare che la festa di San Valentino è sì momento di spensieratezza, divertimento con Luna Park per ragazzi e spettacoli vari, ma soprattutto con la presenza di noi giovani intendiamo testimoniare il forte legame con la storia della nostra comunità. Ringrazio l'amministrazione comunale, auguro a tutti un buon San Valentino, buona visita alle varie attrattive della fiera e un'allegra partecipazione agli intrattenimenti. Bravissima e complimenti a lei e a tutti i ragazzi che si impegnano nell'imparare che cosa significa amministrare un paese, amministrare una comunità. Sono finiti i saluti istituzionali, poi passeremo all'inaugurazione vera e propria, ma prima Massimo Girelli deve ricordare una persona, quindi consegnerà una targa in ricordo di Giancarlo Murari ai figli Marco e Roberta. Prego, venite pure sul palco. Colgo questo momento per ricordare Giancarlo Murari, una persona non di Bussolengo, ma che a Bussolengo teneva moltissimo, non molto, moltissimo, perché da quando ci sono io la fiera campionaria l'ho sempre vista e da quello che so io l'ha sempre fatta il papà, se non sbaglio. Dopo l'estate era appuntamento fisso trovarci per parlare della fiera campionaria, che non è, negli ultimi anni ha sempre avuto più difficoltà, una volta il Covid, una volta insomma le crisi, però lui ci teneva sempre e anche quest'anno non ho avuto l'opportunità di ritrovarlo di persona, ma tre giorni prima che venisse a mancare mi ha telefonato per rassicurarmi che era tutto a posto. L'avevo sentito un po' affannato, però con la solita grinta, e ritengo importante a nome di tutta l'amministrazione ringraziare il signor Giancarlo Murari, ringraziare voi che anche quest'anno avete portato la fiera campionaria. Io spero che questa tradizione continui ad andare avanti in nome del papà. Grazie. Grazie.
Bene, allora siamo pronti per inaugurare la 313esima edizione della Fiera di San Valentino. Non possiamo farlo senza la benedizione da parte del parroco Don Diego Righetti, a cui seguirà il taglio del nastro e un altro brano eseguito dal corpo bandistico Città di Bussolengo. Buona fiera a tutti. Il carnevale ha una caratteristica che è quella della trasgressione, andare oltre, e per esempio durante il carnevale si può prendere in giro il sindaco o anche il parroco, perché la caratteristica del carnevale è quella di mettere in discussione l'ordine sociale a cui siamo abituati e che è così necessario, che però qualche volta può diventare routine. E allora ci vuole un momento durante il tempo dell'anno in cui tutto può cambiare o tutto può essere messo in discussione. E qualcosa del genere succede anche con l'amore, caro sindaco. Perché l'amore ha questa caratteristica, fa trasgredire quella legge che troviamo dentro il nostro cuore, ed è la legge del preoccuparsi di sé prima di tutti gli altri. E l'amore è quello che ti centra, che ti schioda, che ti svita, è quello che fa girare i desideri e i sogni non più attorno a te stesso, ma attorno a una persona. E l'amore qui è straordinario perché apre a un altro, a un'altra, diverso da te, nel corpo, nella psicologia, nel modo di vedere il mondo, nel modo di stare al mondo. E quindi vedete che San Valentino ci parla proprio di questa apertura del cuore, della vita, della mente, dei desideri alle altre persone, a un'altra persona. E allora mi veniva in mente una poesia di Prévert, che potrebbe mettere insieme il Carnevale, San Valentino e anche le poesie che premierete stasera. Qui si parla dei ragazzi che si baciano nei portoni avvolti dal buio durante le notti, nelle strade, nei vicoletti, di nascosto, perché qui siamo ancora agli inizi del secolo. E poi si parla della folla che invece vorrebbe esercitare un controllo, in qualche modo irregimentare l'amore. E poi si parla dell'amore come qualcosa di abbagliante, che strappa fuori dalla vita e che ci porta come in un altro luogo dal quale si può rivedere la nostra vita con occhi diversi. I ragazzi che si amano si baciano in piedi contro le porte della notte e i passanti li segnano a dito. Ma i ragazzi che si amano non ci sono per nessuno ed è soltanto la loro ombra che trema nel buio, suscitando la rabbia dei passanti, il loro disprezzo, i loro risolini, la loro invidia. I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Loro sono altrove, ben più lontano della notte, ben più in alto del sole, nell'abbagliante splendore del loro primo amore. Cercatela su internet, i ragazzi che si baciano. E adesso la benedizione. Nel nome di questo amore che per primo di tutti ha trasgredito da Dio che era e diventato uomo. Il Signore benedica voi, il vostro lavoro, i vostri sforzi, il vostro ingegno, il vostro impegno e lo aiuti a fare in modo che la nostra comunità cresca per tutti, ma soprattutto per gli ultimi. E su questo proposito e su questa festa, che speriamo sia veramente di tutti, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sto.
Come è tradizione, un mazzo di fiori alla nostra Daniela Bresciani, che è sempre presente, sempre gentilissima e sempre disponibile, e per la sua professionalità.